respirare la vita. Ci sono momenti in cui l'anima esulta, perché il corpo si inonda di piacere e la mente scheggia impazzita, gode di un bene profondo, illusorio, momentaneo. In questi momenti vorresti fermare il tempo, trasformare l'effimero nell'assoluto tangibile di un istante tante volte vissuto, eppure sempre nuovo, trascinante e vorticoso. Un turbinio di sensazioni, emozioni senza limiti si accavallano nell'istante sublime, all'acme della felicità, vera, unica estasi di due corpi diventati una sola cosa. Un'unica essenza di effluvi appena percepiti, di odori, di lontananze che sanno di deserto, di sabbia gialla, di oasi verdi, di tramonti arancio, di notti chiare, di solitudine sconfitta, di intesa senza fine. Poi arrivano i momenti in cui tutto precipita. Vermi schifosi e putrefatti assalgono l'organo della vita. Vorresti morire. Non serve l'attimo fuggente a chi ha sete di eternità.